Erika e Daniela, siamo le ragazze di design e veniamo da Treviso. Siamo due restauratrici prima di tutto e due architetti e ci occupiamo da qualche anno di design autoprodotto. Che cos'è il design autoprodotto? In sostanza noi realizziamo, progettiamo interamente da noi tutti i progetti che presentiamo e che vendiamo. Questo sicuramente, se da una parte alza i costi di produzione, però aggiunge un valore all'oggetto stesso, perché ogni oggetto ha un pezzo unico e quindi ha delle caratteristiche, delle peculiarità che non troverai nessun altro oggetto, quindi ogni cliente ha il suo oggetto e poi permette di vedere la lavorazione artigianale che viene fatta sul singolo pezzo, cosa che industrialmente non si troverebbe, ogni pezzo è identico a un altro. Usiamo principalmente, studiamo e lavoriamo con tre materiali che sono il cemento, il legno e le resine epossidiche. Tutti e tre materiali che provengono dall'ambiente edilizio e che noi togliamo da questo ambiente per inserirle in un contesto di design e quindi di oggettistica per interni, che possono essere la cucina, le lampade e i gioielli, ma anche. In particolare per Maker Faire portiamo il progetto The Light, che è una lampada che integra questi tre materiali, quindi il cemento, il legno e la resina epossidica. La resina, per esempio, è stata scelta in questo caso per rivestire le pareti interne della lampada, perché essendo lavorata a colata crea questo effetto lucido interno, creando quindi questo specchio che amplifica l'effetto di una lampada stessa, della lampada stessa. Una lampada che oltre a questo può essere anche composta dal cliente, nel senso che si possono scegliere due formati, quindi con le pareti lisce o con i tagli per creare ulteriori effetti di luce, si possono scegliere i colori delle resine interne e si possono scegliere anche i colori dei cavi, quindi diciamo che il cliente si può comporre la propria lampada.